Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, scusate, Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. A questo abbiamo già risposto, però vedo che è una cosa che comunque va tanto. Che lavoro facciamo? Allora, sfatiamo il mito che non facciamo niente, cioè che il nostro lavoro è essere mantenuti o fare video su YouTube o sui social, no. Magari. Cioè, ma in realtà non so se mi piacerebbe che sia solo quello il lavoro, Perché essere sui social, un attimo sei sulla cresta dell'onda, poi lo vedi come girano gli algoritmi. L'attimo dopo ti si cura più neanche tua madre, quindi non so se mi piacerebbe sinceramente. Vincere il Superenalotto e vivere in vacanza, quello sì, però per sempre. Vivere sui social, no, sinceramente. Beh, che lavoro fate, dai, velocemente, perché c'è un video intero dove lo raccontiamo e ve lo mettiamo nella I in alto a destra. Sai che nel video si può mettere la I in alto a destra con le schede, sì, quindi certo. C'è il video in alto a destra, o cliccate. No, è la I in alto a destra. Okay. Cliccate quello e vedete tutta la risposta, lunga, però adesso in sintesi. Ok, in sintesi, allora io... Come si dice? Purchase Department. Cazzo. Ufficio acquisti? Purchase Department. Ah, ma sai che... no, aspetta, perché è divertente. Allora, noi abbiamo sul computer al lavoro... Risposta breve questa. Abbiamo tutte le cartelle, sono tutte in inglese. Io sono in ufficio acquisti e quindi la cartella si chiama in inglese... Purchase. Bene, noi, cioè io e le mie colleghe la chiamiamo la cartella delle porcelle. Perché purchase, cioè si avvicina molto a porcelle. Uguale, quindi, è scritto uguale tipo, anche. Ecco, esatto, quando c'era, non so... Non è vero, è scritto uguale. Cerchiamo qualche file e diciamo, sarà nelle file delle porcelle. Ovviamente in porcelle. Aspetta, ovviamente lo fanno per scherzare, perché lo sanno che purchase vuol dire acquisti. Certo, certo. Perché sennò poi ti dicono, guarda che ignorante che non sa neanche l'inglese. Beh, comunque, vabbè, noi la chiamiamo cartella porcelle. Vabbè, fa ridere in effetti. Ecco, comunque io sono in ufficio acquisti purchase, vabbè, nel settore purchase, di un'azienda che non sto qua a far pubblicità. Io invece... Dipartimento accounting, finance, eccetera. Io spendo, lui paga. No, io guardo che non spendiate troppo. Però adesso la in alto a destra, in realtà, che avete visto prima, è aggiornato all'anno scorso. Quando uscirà questo video probabilmente sarà già passato maggio e quindi avrò già iniziato il lavoro nuovo in Svizzera, però sempre nello stesso settore. Upgrade di tutto. Luna Colombo apre la porta della casa nuova. Finalmente. Vai, apri sta porta. Sì, non c'è niente adesso. Vai, Luna, dove siamo? Nella casa nuova. Fa vedere cosa c'è alle tue spalle. Sì, adesso è tutta spoglia, l'ho appena presa, cosa devo far vedere? Non so, racconta le cose che ti sono piaciute subito. Soffitto in legno alto, su un botto. E... Mega vetrata di 4 ante. C'è una bella penisola. Vabbè, dobbiamo tutta arredarla adesso. Meno male che paga Luna. No, sì, certo. Aspetta e spera. Vabbè, niente, vabbè, qua c'è la camera, ma devo ancora prendere il letto, c'è solo l'armadio. No, il letto l'abbiamo preso, non è ancora qui, però l'abbiamo preso. Sì. Vabbè, niente, non spoileriamo troppo adesso che non c'è niente dentro e sembra la casa di nessuno. In realtà è la casa? No, sì. Brava. Bravo Buzzi. Poi questa domanda qua è per me, quindi anche se vogliono sentir parlare di più te, mi spiace. Sì. Un ragazzo ha chiesto, Eros, come ti sei trovato alla Bocconi?
Allora, è una domanda un po' scomoda. Bene a livello didattico, nel senso che comunque impari tanto. A livello umano c'è un sacco di gente un po' viziata, con la puzza sotto il naso, un po'... Poi sono il 90% fuori sede, quindi io facevo avanti e indietro da casa, perciò abitavano lì, facevano tutti gli aperitivi, il ritrovo, questo e quello. Io avevo la mia vita a casa mia, quindi facevo avanti e indietro e non è che ho mai legato tantissimo. Perciò comunque la gente non è che mi facesse impazzire. Io sono più terra terra, meno la borsetta e tutte ste robe. Quindi, però vabbè, a livello di che possibilità ti offre poi nella vita avere quello un curriculum, sicuramente ti aiuta. A parità di tutto il resto, aver fatto quell'università lì piuttosto che un'altra, sicuramente vi dà una spinta in più, ecco. Tra voi e un'altra persona, a parità di tutto il resto, probabilmente prenderebbero voi. Basta questo. Beh, questa più che una domanda, ci chiedono se ci amiamo tanto. Sì, amore, io ti amo tantissimo. Sì, sì, ci amiamo. Dimmelo bene. Sì, che ti amo. Ovviamente, come tutte le coppie, abbiamo avuto i nostri alti e bassi in questi 4 anni, è normale, però se siamo ancora qua nell'idromassaggio a festeggiare un anniversario, vuol dire che qualcosa c'è. Cosa ne pensate del Duke 125 come prima moto a 16 anni? Ma... è un ragazzo del 2007, penso, quindi è lì lì per comprarselo. Ma secondo me è perfetta. Ce ne sono tante, ne hanno vendute tante di 125, è per la classica moto, secondo me, poca spesa, tanta resa a 16 anni. La comprate, la rivendete dopo 2 anni, ci smenate pochissimi soldi, magari riuscite anche a rivenderla allo stesso prezzo, se non ci fate chissà quanti chilometri. Guardando su subito, ce ne sono una valanga, soprattutto del modello precedente, quello come la nostra. Sì. Comunque è una moto affidabile perché abbiamo fatto 52.000 chilometri, salvo qualche cazzatina che poteva succedere a qualunque moto, ci ha sempre portato ovunque. Flashback. Ma porca puttana, t'ammazzo. Vuoi fare una foto? Dove? Su col cartello? Sì, col cartello, con il faro e l'ancora. Guarda che roba strana. Quando cazzo mai hai visto un faro in cima a un passo, Luna? Eh sì, basta che si tolgono le persone. Dai. Ma toglimi sto il corno, va. Luna Colombo, le lamentele. Se no mi fa schifo la foto. End of flashback. Perciò secondo me ci sta. Confermo, approvo. Poi vabbè, se volete prendere un due tempi perché vi piace l'odore della miscela, tutte queste robe qua, vabbè, il Duke non è la vostra moto, però visto che già ce lo chiede così, secondo me ci sta. Come vi siete trovati col 390? L'ho preso da poco, che selle montate. Allora, col 390 bene. Sì, molto bene. Ha avuto qualche piccolo problemino, però vabbè, potrebbe averlo normale. Qualunque moto. Tutte cose di ordinaria amministrazione. Flashback. Amore, ho un problema alla moto. Cosa? Non va. Come non va? Sembra scarburata. Fammela spegnere un attimo. Boh, magari perché era troppo calda, non lo so. Cioè, acceleravo e andava un po' a caso. Però non vedo niente di strano. Boh, proviamo a girarci e andare su. Magari la quota oggi l'ha fatto male. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... dove c'è l'ombra. Anzi, qua siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo al sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca p***a. Amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, è spenta la moto. Cioè, boh, mi dici fermati. Stavo venendo addosso. Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback. Il trovati male più che altro sui trasferimenti, perché da usare per fare tanta strada è scomodo il motore. Cioè, il monocilindrico vibra, sembra sempre che è un po' al limite, non mi è mai piaciuto. Però da usare in montagna così è una bomba. Cioè, anche se ha pochi cavalli va benissimo. Se va.
i tuoi oltre. E come sale bene? Parte la telecronaca ignorante, la mette nel mirino, attenzione! E non si fa passare? Perché il Duke è più forte in salita? E la sella ce l'ha fatta Borsati Selle, lasciamola lì, di tutta la serie di video in cui facciamo vedere come si rifà la sella. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa cosa. Giusto. Dottor Dario. No, e già qua la sella è finita questa volta, quindi non devi andare a recuperare niente. Grazie. È venuta una figata pazzesca. Cioè, quando me immaginavo non pensavo sarebbe venuta così bene, ma non perché. Perché quando fai il progetto non ce l'hai bene in mente poi il risultato finale. Hai un'idea, ma poi averla qua finita è... Cioè, quasi troppo. È vero. È quasi troppo, veramente. Capito? È bellissima. Ha fatto sia quelle del Duke che quelle dell'MT. Ciao Dario, ciao Dario. Andate a vedere la serie, che è molto bella, e poi ditegli che l'avete conosciuto grazie a noi. Così, niente. È contento perché ci vuole bene. 24 aprile, cima del Passo delle Erbe, Alto Adige, nevica. Ma di brutto anche, guardate qua. Tormenta. Io cosa ho fatto? Ho messo le stive. Bene così. Io non avevo il cappuccio, a differenza sua. Non ho tutto ghiaccio nei capelli, dopo mi prendete per il culo. Comunque, nelle cose che mi sono rimaste sulla testa. E faccio autoironia prima che la facciano gli altri in maniera cattiva. Comunque sì, ho tutta la brina in testa. Bene così.